Oh, non c'è niente di meglio dei rumori del proprio quartiere. Vattene, SpongeBob! Stai inquinando il mio spazio di riflessione! Ma come? Vuoi ancora rubare la ricetta del tuo amico, Plankton? Non la passerai liscia! Ho pesci più grossi da friggere! Devo capire come buttare fuori quei robot dal mio chum bucket! Ti posso aiutare? Ma dove sono sbucati? Da dove? Non lo so, ma io non c'entro. Poco ma sicuro. Sono apparsi dal nulla e hanno iniziato a insultarmi e a lanciare le cose dappertutto. Certo, come no. Hanno addirittura piegato tutti i cucchiai. Li adoravo come se fossero i miei figli. È terribile. Oh, mi aiuterai a fermarli prima che pieghino tutte le forchette? Ma no. Le forchette, no! Certo che ti aiuterò. Però aspetta. In realtà sto già cercando un sacco di spatole d'oro. Io ne ho un paio, se mi aiuti. Spatole d'oro, eh? SpongeBob, aiutami a riavere il chum bucket e ti darò una montagna di spatole d'oro. Non ce le ha, sono sicuro. Ecco, appunto. Guarda, lo sapevo che non ce le avevi. E aspetti, SpongeBob, quei robot devono capire chi comanda qui, cioè io. D'accordo, allora... Abbiamo bisogno di niente qui, di là ce ne servono 5. E questa è la nostra casa, casa di Squiddy e casa di Patrick che è fuori di casa. C'è qualche muro invisibile? Ah no! Cioè sì, però no. Però carino, carino che per farti tornare indietro ti mette la manina, come neanche nel film tra l'altro. Comunque sai che non... Forse è solo una cosa del gioco... Ma non ho mai saputo che la spiaggia dove loro andavano era proprio dietro casa loro. Ci sono anche ricchi. Vivono praticamente dietro una spiaggia privata. Ah, c'è Mr. Crab. Grazie, lo so. Ok, come ci arrivo? Aspetta, aspetta. Mi hai messo i cosi lì, ma... Non mi hai fatto vedere come arrivarci. Ah, aspetta, ciao, non ci arriverò mai in tempo. No, è uscito un... cavolo. Ah, aspetta però. Ciao. Se devi fare tutto col questo tempo non ci arrivo mai. Adoro scartare i regali. D'accordo, ora che lo sappiamo però almeno ci arriviamo subito. Arrivo. Vieni qui. Ehi, bravo. Dai, che mi mancano 10 secondi, sbrigati. Vai, le mutande d'oro. Le mutande d'oro. Grandioso, fresco come una... È una spatola d'oro. Le mutande d'oro sono una vita extra. Figata. Però aspetta, ora che ci ho fatto caso, vuoi vedere che le bolle vuote... Se tipo vieni colpito equivalgono a perdere totalmente una vita in più. Allora lì c'è l'olandese volante, qua ci sono i taxi. Uno ti porta al campo di meduse, uno alla città. E qua c'è Mr. Crab. SpongeBob, questa brutta faccenda del robot sta facendo colare a picco gli affari del Krusty Krab. Niente. Chi l'avrebbe mai detto? Niente più Krusty Krab e niente più patatine da friggere per te. No, le patatine. Niente più patatine da friggere. Ma dato che sei uno sciocco credulone, ti darò... Ma dai! Mano, ovviamente ricavandoci un piccolo margine di guadagno. Certo, come no. Delle spatole d'oro che sono disposto a scambiare con un po' di quegli oggetti scintillanti. Lui è lo spacciatore di spatole d'oro. Se hai bisogno di spatole e hai soldi, lui te le dà. Facile. Fammi indovinare quante ne vuoi. Le prime costeranno poco, le prossime costeranno tantissimo. Il tuo portiere è un po' troppo leggero, ragazzo. Credi che abbia catrame al posto del cervello? No, ma al posto del cuore sì. 3.000! Hai abbastanza oggetti E la madonna, io pensavo... Vabbè, effettivamente è Crab, però cacchio. Tu esplodi? Kaboom! D'accordo. E... Oh, ok, aspetta. Mi ricorda molto il primo gioco, quello. Ehi, SpongeBob! Passavo da queste parti per darti una mano bolla. Amico bolla!
Amico Bolla. Devi imparare qualche nuova mossa con le bolle se vuoi avere una minima possibilità di raggiungere la nona dimensione e sconfiggere il gigantesco uomo scimmia. Cosa? Però io... prima dovrei capire come liberarmi di tutti quei robot. Ah, sì, scusa. Sono stato nella bottiglia del sapone troppo a lungo. Dicevamo? Qualcosa sulle mosse con le bolle. Giusto! Premi questo tasto per spiccare il volo e ma usare perché dicono il questo tasto? Non gliel'hanno mai fatti vedere. Qualsiasi cosa si trovi proprio sopra di te. Provaci. Ma l'ho già fatto. Cioè, non è una novità che devo usare il triangolo, Ricorda che per sconfiggere il... Già fatto. Vabbè, amen, grazie. Molto utile, signor Bolla. Proviamo ad andare da qualche parte dove il gioco non pensa che io debba andare. No, più di così non posso proseguire. Guarda, lo sapevo, ecco. Abbiamo 200 e passa monetine. Ci servono 15 spatole d'oro per andare da questa parte, ovvero dove c'è il chum bucket e quindi tutto il resto delle cose. E anche casa di Sandy, a quanto pare. Proviamo ad entrare a casa di Squiddy. Ciao, Squiddy. Prima quegli stupidi robot rovinano il mio bagno di fango perfettamente rilassante di stamattina. E adesso arrivi tu. La mia giornata può andare peggio di così. Mi dispiace tanto, Squiddy. Io e Patrick stavamo solo facendo un gioco, Mi correggo. Dovevo immaginare. Ma che quadro c'ha dietro di lui? Tu è la causa di questo guaio con i robot. Squiddy, non so cosa fare. Come posso sistemare tutto? Ma perché ha una testa di cervo con la sua faccia? Forse cambiando città? Dovrebbe bastare a risolvere qualsiasi problema. Cambiare città, che ridere. Seriamente, prova a saltellare in giro come un idiota. Almeno così mi farai sghignazzare un po'. Ma dai! Che stronzo. Non sapevo che Squid avesse una lampada. Non sapevo che Squid avesse una lampada. Ripetimelo di nuovo, per favore. Ti distruggo casa, Squiddy, mi spiace. Ma dai, il quadro di Squiddy. Vabbè, dai. Ok, vabbè. ok, adesso smettila di saltellare. Oh, Squiddy, sapevo che mi avresti aiutato. Sei il migliore. Grazie, Squiddy. Non toccarmi. Quindi, spatola d'oro praticamente a gratis vicino a Squiddy. Grazie, Squiddy. Scusami, non volevo menarti. E basta, quindi? Beh, direi di sì. Casa di Patrick si potrà entrare o dite di no? Ciao, Patrick. Vediamo casa tua, però. Sì, possiamo. Vivere sotto una roccia. Ma dai. Questa si capita. Sì, come no. Ah, non hanno fatto le altre stanze della casa di Patrick? Gli hanno fatto solamente questa? Non c'è neanche la TV. Patrick di solito ha la TV fatta di sabbia, ha un'altra stanza da queste parti che è la cucina e altre cose, e in teoria dorme sul soffitto perché una stella si attacca. E aspettavo qualcosa di più da casa di Patrick. D'accordo, che hai da dirmi? Ehi, Patrick, bel calzino. Quale calzino? Quello accanto a te. Oh, quale? Quello. Ah, questo. Non l'avevo visto neanche io. Ma se quello l'hai perso, dove sono tutti gli altri tuoi calzini? Sono ancora più persi. Una volta sono passati di qua e mi hanno rubato tutta la collezione di calzini. Perché mi sì, voglio dire. Mi ritrovarli? Certo, Patrick, non sarei il tuo migliore amico. Ovvio. Ok, allora per ogni 10 calzini che mi riporterai ti darò una spazzola d'oro. Una spazzola? Ma perché nessuno... Ma perché tutti hanno spatole d'oro e io neanche vuoi una? Vuoi dire una spatola? Quella. Vabbè, grazie. Patrick sarà felice di riaverlo. Quindi siamo a 3 spatole, 2 calzini, 300 monete e 4 vite. Mi chiedo... Vediamo. Sì! Li abbiamo presi prima ancora che scomparissero. È stata una bella idea. Kaboom! E mi chiedo ulteriormente... Se facciamo dentro e fuori tra le varie stanze... Per quanto io non abbia voglia per nulla di farlo, quanto ci metteremo ad arrivare a 3000 monete? Sicuro ci si può arrivare, stando qui a farmare. Ma onesto, magari anche no, dai. Dunque, l'unico posto libero è la zona delle meduse. No! Sono andato troppo avanti. Taxi?
Ecco appunto. Ah, le verdeggianti colline del campo delle meduse. Un luogo in cui godersi la natura selvaggia nelle pause tra una puntura e l'altra. The duplication. Ottimo. Beh, tanto vale accettare il proprio fato, eh. E se la ride pure, eh. Che stronzo. Squiddy, tutto ok? Altro che ok, testa di cirripede. Ti sembra che stia bene? No. Il tuo naso è molto gonfio. Voglio dire, più gonfio del solito, perché di solito è già parecchio gonfio. E hai la pelle viscida, eh. Acci picchia, sei caldo. Pelato, pelato. Sono sempre stato calvo. Mi hanno punto dappertutto. Beh, il manuale del cacciameduse dice che per curare le punture di medusa bisogna spalmare un'abbondante quantità di gelatina del re medusa sulle zone irritate. Dobbiamo fare a botte con Re Medusa. Bene, ti aspetta una faticosa scalata del Monte Forchiaio e una morte orribile stritolato dai letali tentacoli del Re Medusa. Vabbè. Io intanto starò qui a soffrire terribilmente. Poverino. Fai pure, non preoccuparti, Squiddy. Tornerò con quella gelatina del Re Medusa, così potrai spalmartela addosso. È molto comunque carino. Cioè, è... non lo so come dirlo. È uno stile molto vecchio di gioco, a parere mio. Però è fatto comunque bello il gioco. Mi piace la grafica. Ovviamente è fatto vecchio, perché alla fine... calza pennello. È un gioco vecchio, però rifatto a nuovo. Ci sta. Però, cavolo, è come vi dicevo l'altra volta del gioco appunto del film. Io non riuscivo a credere che quel gioco fosse un gioco PS2, sostanzialmente, con tutte quante le modifiche alla grafica e tutto il resto. Eppure guardalo qui. Cioè, allora, è molto strano questo 3D. Si vede che è nuovo, però è strano. Mentre quello upscalato della PS2 sembrava molto più vero. Cosa c'è scritto qui? Questa è melma. SpongeBob e Patrick non sanno nuotare, perciò non farli cadere nella melma. Quindi dobbiamo trovare modo di arrivare da quella parte e prendere anche il calzino. Ma questi scoppiano? No, per fortuna, ok. Vediamo. Grazie. E via. Qua. Questa è la scatola del come nel film. Dopo aver aperto entrambe le scatole presenti nell'aria, puoi saltare dentro e teletrasportare tra di esse. Come nel gioco del film, perfetto. Mi piacciono questi dettagli che riprendono fra i vari giochi. Mi sento una spugna nuova. Vabbè. Ecco fatto, grazie. Io intanto... sai cosa mi ricorda questo gioco? Cioè, allora, per carità, sì, però uno può dire magari non proprio. Mi ricorda davvero tanto il gioco di Scooby-Doo, quello lì che abbiamo fatto della PS2. E uno può dire, beh, bene o male, quei giochi uscivano tutti quanti nello stesso tempo, avevano più o meno gli stessi obiettivi, tutte queste cose qua. Sì, è vero, però cavolo, questo qui, come vi dicevo, che è nuovo, è particolarmente... non so come dirvelo, è particolarmente... vecchio stile. E sono contento che in realtà che l'abbiano mantenuto. Sono contento perché di solito certe cose... quando le rifanno sostanzialmente veramente da zero, per bene. Mentre qui hanno... ah, ha la stessa animazione di morte come nel gioco del film. Beh, effettivamente... scusami un secondo. Ok, ho ancora 4 vite. Sostanzialmente penso che abbiano mantenuto per i vari giochi di SpongeBob tutte le animazioni simili tra di loro. Quindi è normale che la morte... di SpongeBob abbia la stessa animazione di quella del film, perché sostanzialmente riutilizzavano tutte le animazioni fra i vari giochi. Anche l'idea della manina che fa così, che ti riporta indietro della zona in cui non puoi andare, secondo me scaturì... ah, beh, per un attimo pensavo di sì.
scaturisce proprio dal fatto che c'era in un gioco e l'hanno rifatto in tutti gli altri. Super ultra mega combo, vabbè. Uno può pensare che un gioco del genere probabilmente sia destinato a un pubblico molto bambino, eppure secondo me con gente appunto della mia età e simili funziona lo stesso, funziona veramente lo stesso. Sarà anche perché appunto abbiamo da poco giocato a quello lì del film. Vale la pena rischiarsela? Non l'ho presa. Super combo mostruosa. Vorrei vedere se ci arriviamo. Allora, arrivarci ci arriviamo, ma credo non sia la soluzione. Credo proprio che devi trovare tipo il bungee jumpy come nell'altro gioco per poter scendere e prendere tutto. Poi il fatto che continui a morire e respawnano tutte le ceste, alla fine è farming, aia, iper gratuita di monete. Cioè uno davvero può mettersi in un punto come quello di prima, trovare tante ceste, morire e ritornare, morire e ritornare, morire e ritornare e via. Tu mi ricostruisci il ponte, immagino. Vabbè, dai, la reazione per questa cagata, va bene, ci sto. Grazie. Vieni qui tu. Fatto. Dunque, c'è qualcosa in alto da queste parti, a parte un sacco di mutande. Cioè, veramente pensano... Sì, per carità, è un gioco per bimbi, però davvero pensano che un bambino prenda così tanti danni? Vabbè che... Sì, perché anche io magari a volte mi vado a schiantare in zone solo per vedere se posso fare certe azioni o cagate simili, Però davvero pensano che i bambini si vadano a schiantare così tante volte? Grazie. Allora, ho visto... Avevo visto una roba... ecco. No! Perché Sponge... Perché? Ah, forse i robot, se ti avvicini calzata troppo, ti fanno paura. Bello. No, è il ghiaccio. Aia. Stronzo. È il ghiaccio che gli fa paura. No, non è vero. Boh, non lo so. È un frutto congelante. Solo Patrick può usare il frutto... Guarda, lo sapevo. C'è esattamente lo stesso cubo di ghiaccio anche nel gioco del film. E subito ho pensato, se c'è questo, congela la melma e puoi camminare sull'acqua. Lo sapevo, ti giuro, lo sapevo. Vieni qua che ti meno, bravo. Allora, mutande. Non vorrei tentare di prendere danno quando, quando abbiamo la bolla vuota, perché vorrei tenerle le vite. Però sono abbastanza sicuro della cosa che ho detto, ovvero che se hai la bolla vuota e prendi danno, è morte sicura. Pam. Grazie. Più che altro le casse difficilmente mi sembra di vedere che diano più di tanti punti. E sto provando a vedere in giro se vedo le bolle e gli oggetti scintillanti viola, ma non ne vedo. Io intanto... Anzi, aspetta un attimo. No? Ho voluto tentare. Ecco qui, grazie. Ah, non ci sono arrivato. Oh, ti dirò, davvero, non mi aspettavo così tanto, posso dire, feel old style. Però sono contento, sono veramente contento. Mi chiedo come sia il gioco originale a questo punto. Ecco qua. A volte non c'è soddisfazione più grande di prendere un pulsante. Ah, perfetto. Premi, premi, premi. Andiamo e... Dicevo. È vero che questi pantaloni sono quadrati e che questa spugna si chiama Bob? Io non deluderò. Ah, Gini, che bottom. Male. Fresca. Io ti giuro, volevo saltare e prendere la cassa, ma sono finito un po' troppo in là. Ok. Un po', ti giuro, saltare su questa zona mi ha fatto riaffiorare un ricordo PS2 vecchio, ma veramente vecchio. Mi ha fatto ricordare Jack and Dexter. Perché c'era una zona esattamente uguale in cui schiacciavi un bottone, cioè il coso viola, schiacciavi un bottone e apparivano i sassi dall'acqua e tu potevi saltarci sopra.
È un ricordo stupidissimo, lo so, però... Quanti mi ha dato la viola? Non ho visto, però spero abbastanza. Dunque, ok, lì c'è un cannone che spara pesci palla cattivi. Spara i cugini della signora Puff. Ok, qua siamo al sicuro. Perfetto. Basta fare solamente attenzione. C'è qualcosa qui? Sì, un paio di mutande. Adoro via le casse. I regali. C'è qualcos'altro da queste parti? Non mi sembra, a parte... Aia, le meduse. Ok, ah ok. Arrivano in ogni punto in cui manca l'erba. Manca... Oh. Arrivano in ogni punto in cui manca un po' di erba. Ma... Perfetto, perfetto, esattamente. Ciao, quello che speravo. Ok. Wow, un salto con l'elastico, con una spatola d'oro in palio. Mi sembra un sogno. È uguale al gioco del film. Ora non so quale dei due giochi sia uscito prima, però hanno esattamente stesse meccaniche, uguali. C'è il bungee jumping con l'amo da pesca. Ci sono gli stessi oggetti da utilizzare, tipo il cubetto di ghiaccio, la scatola di cartone per teletrasportarti. Nonostante tutto, non mi dispiace. Ok, presa. Ah, ma così? Non mi sono neanche dovuto muovere sostanzialmente. L'ho presa gli ultimi? Perfetto. Che male. Anche la stessa animazione. Non ci avevo fatto caso prima. È la stessa animazione anche di quando prendi la moneta del Goofy Goober. Vabbè, dai. Posso? Dici che posso? Vediamo prima il bottone che cosa fa. Ah, me li ha... Vabbè, io mi volevo già buttare di sotto. C'è qualcosa qua sopra invece? No, peccato. Ci sarei andato e avrei probabilmente ipotizzato che avrei trovato una moneta viola. Ecco qua, altro checkpoint. Oh. Ok, nemico martello. Povero pesce. Ma dai! Perché? Perché ti meni da solo? No, peccato. Ecco qua. Ah, vabbè, ma... È troppo bello! È una cavolata! È una cavolata menarli! Ehi, tutto a posto? Vabbè, dai. Mi fa... Ti giuro, mi fa... strapiacere sto gioco! Soprattutto dopo aver giocato all'altro! Veramente! Mi dà... Come se stessi giocando allo stesso gioco. Come se lo stessimo continuando. Allora, lì ci sono un sacco di cose rimbalzanti. No, non ci sono arrivato. Aspetta, prima facciamo... Esatto, raccolta di monete blu. Fate largo. Non so se sia in realtà semplice solamente adesso o... I nemici siano tutti molto semplici. Però uccidere già il nemico, questo qua col martello, con un solo colpo, è davvero molto semplice. Cosa che succede anche nel gioco del film, che appena ti appare quello col martello del Goofy Goober ci vogliono due colpi. Ma perché non riesco a passare? Ma quando vai nelle zone... Non riesco a passare. Nelle zone più avanti, dove appaiono altri nemici col martello, ci vuole due o tre colpi. C'è anche il coso del bowling, c'è anche le stesse abilità. No, ti prego, fa vedere. SpongeBob deconosce la mossa palla bolla per poter giocare. Va bene. Ok, ok, calmi un attimo. La vera domanda è: come faccio a saltare sopra le piante? Dovrò andare probabilmente più in alto. Io intanto... meduse blu. Faranno più male? Avranno più vita? Non lo so, scopriamolo insieme. Oh, aspetta. Zona nascosta. Solo per queste monete? Sì, solo per quelle monete. Purtroppo anche essere riteletrasportati ha i suoi svantaggi. Riappaiono tutti i nemici, per carità. Niente di così difficile.
Però che palle. Ok, meduse blu. Ok, muoiono anche loro con un colpo. Forse sono solo un colore diverso. C'è qualcosa? No, peccato, va bene. Ecco qua. No, no, davvero, cioè ti giuro, suonerà banale, suonerà anche ripetitivo, però davvero mi sta piacendo e siamo sostanzialmente solo al primo livello, veramente. Sono stracontento di averlo installato. Altra cosa in realtà è che sono contento che il gioco sia gratis, o meglio, che l'abbiano regalato col Plus. Allora, che cosa c'è qui? Questa è Melma. Grazie. Me l'hai già detto prima. Vabbè, probabilmente sempre quel discorso bimbi che magari non hanno letto il primo cartello e quindi... Non cadere lì, perché sennò prendi danno. Addirittura muori subito. Allora. Vabbè, dai. Ho detto. Prendiamolo, perché tanto è lì. 1000. Pronti o no? Sta arrivando! Ho detto, prendiamolo, perché tanto è lì. Non mi aspettavo la mia decaduta. Vabbè dai, per una sola moneta blu non mi spreco neanche, onesto. L'ho appena presa sostanzialmente uccidendo due nemici. Quindi, neanche lo sforzo, veramente. Ecco qua, grazie. Che poi magari ci fosse stato il calzino, ci fosse stato... Ah, ecco, vedi, c'avevo ragione. Ci fosse stato, che ne so, la spatola. Ovviamente non ti mettevano una spatola in un punto così facile da raggiungere, però capiamoci. Ci mettevano qualcosa magari di un attimo più importante. Lo sforzo in più di prenderla la facevo. Oh, Patrick sarà felice di riaverlo. Ah, ok, qua siamo dove c'era il bungee jumpy. Ok. Luzzica. E questo mi riporta indietro, vero? Eccoci qua. Fammi indovinare, si muove col mio movimento. Oh, ma guarda un po'. Allora, aspetta, c'è qualcos'altro qui? Sì. Uno e due. Grazie alla scatola, ma non mi serve nel caso cadiamo, sì. Ecco fatto. Dammi tutti i soldi. Grande. Quanto siamo? Ah, questo qui serve per duplicare i robot. L'ho capita. Vabbè, che in realtà anche lì vuoi farmarti un po' di soldi, lo lasci lì. È più grande di premere un pulsante. Premi, premi, premi. 5. Dovrebbero bastare, no? C'era un'area che costava 5, o sbaglio? Le grotte delle meduse.